Serve cambiare radicalmente il ceto politico a Trinitapoli, serve cambiare completamente la storia, serve costruire un campo nuovo con tanti giovani e con tante persone che non hanno mai fatto politica. Qui siamo uniti oggi per dire esattamente questo, Trinitapoli merita una storia nuova. Siamo uniti, stiamo ragionando, costruiremo insieme le condizioni per stare sempre insieme e vincere le elezioni anche a Bari. Lo scorso anno, dove il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono stati insieme, hanno vinto al primo turno e hanno eletto donne e uomini, giovanissimi sindaci delle città dove siamo andati insieme. Io penso che Trinitapoli meriti questo, meriti di ritornare ad essere una città governata da politici per bene, da persone che seriamente vogliono occuparsi della cosa pubblica. La prospettiva è, noi la vediamo positiva, perché siamo partiti da un presupposto, cioè quello di scrivere una nuova pagina per questa città. Le fondamenta per costruire questa nuova fase e questa nuova fase politica di rilancio della città sono la legalità, la trasparenza, la lotta alla corruzione. Su questo il Movimento 5 Stelle ha fatto battaglie storiche. Ovviamente insieme al Partito Democratico condividiamo questa idea di lasciarci alle spalle una pagina triste purtroppo per questa città, uno scioglimento per mafia che ha fatto male in primis ai cittadini e poi a tutta anche la classe politica, perché la politica non è tutta così, c'è la buona politica, quella che si dà da fare per i cittadini e per chi crede ancora in un futuro migliore. È questo, diciamo, l'auspicio che lanciamo oggi, no? Quello di riuscire a scrivere una nuova pagina per questa città. Lo faremo come Movimento 5 Stelle e sono contento, insomma, che anche gli amici del Partito Democratico abbiano accolto questo nostro invito a lasciarci alle spalle una brutta pagina e appunto a voltare pagina. Sì, ma noi abbiamo sempre detto che laddove c'è unità di intenti, perché le alleanze a freddo fatte solamente per spartire poltrone o semplicemente per dire questo comune tocca a me o tocca a te, non è un ragionamento, non è un'impostazione del Movimento 5 Stelle e mai lo sarà. Se ci sono temi e cose da fare per i cittadini e che sono condivisi, allora lì le alleanze, diciamo, hanno un senso, anche perché poi non solo sulla carta, ma poi bisogna andare ad amministrare e avere le stesse idee, perché se no si va ad amministrare, si litiga e poi succede quello che succede praticamente nelle coalizioni che nascono semplicemente con la matematica. In politica purtroppo la matematica funziona magari per vincere le elezioni, però poi non funziona quando bisogna fare le cose per i cittadini. Quando ci si trova sul principio della competenza, della legalità e dei progetti da dare a questa città, non si può che essere uniti. Noi stiamo cercando di mutuare qui il progetto Foggia. Anche Foggia aveva avuto dei problemi seri, era un comune sciolto per mafia con la legalità. Si è che i 5 Stelle e il Partito Democratico hanno aperto un tavolo, attorno a quel tavolo le forze sane della città si sono unite e noi faremo così a Trinitapoli. Abbiamo fatto un primo comunicato, abbiamo fatto un appello a tutte le forze sane che ci stanno. Noi chiaramente evidenziamo quello che è successo e il Partito Democratico, quando ci sono determinati episodi, non può che rispondere presente. Adesso dobbiamo aprire un tavolo, cominciare a parlare di programmi, cominciare ad aprirci a questa città e dare quel progetto che può far rialzare la testa a una città che in passato è stata amministrata sempre molto bene, sempre dal centro-sinistra, sempre con guarda e competenza. C'è stata una brutta pagina e la dobbiamo chiudere. Trinitapoli ha sicuramente bisogno di legalità, ha sicuramente bisogno di competenza, ha sicuramente bisogno di una buona amministrazione che metta questi principi in vista e li tenga ben presente. Perché quando avvengono determinate cose, veramente bisogna rispondere con questo, con la legalità, con la competenza, con la professionalità. Delle persone serie, non possiamo avere ora un candidato sindaco se non parliamo di programmi, se non diciamo quali sono le cose che questa città ha bisogno. Ora cominceremo a ragionare, l'ho detto, con in primis col Movimento 5 Stelle, con tutte le associazioni sane, i partiti, con chi vuole partecipare a questo, dopodiché sicuramente uscirà il miglior candidato per Trinitapoli. E lo faremo tutti insieme. Faremo un appello agli altri partiti, faremo un appello ai movimenti e cominceremo immediatamente a lavorare. Come dicevo prima, parleremo di programmi, parleremo di cose da fare per questa città e insieme individueremo la persona che saprà al meglio incarnare quello che noi vediamo: legalità, competenza e professionalità.